la prima volta ho deciso di fare un outfit e mi sento un po' imbarazzata perché fondamentalmente questo outfit mi viene, cioè sono io che vengo ripresa e non sono abituata perché in genere i video li faccio da sola, però ho pensato che potesse essere una cosa carina perché penso che principalmente che l'outfit sia un modo, come i video tag, come i video haul, per potersi conoscere in maniera reciproca, sapendo poi se a voi piace, cosa ne pensate, dandomi dei vostri consigli, e soprattutto perché così avete modo di conoscermi al di fuori della mia passione che è il make-up, ma anche un po' in base a come mi vesto, come sono, quello che mi piace, per poterne poi parlare e scambiarci dei consigli. E quindi, siccome stasera ci hanno invitato degli amici ad uscire e andare in un locale qui a Napoli, nella zona del Vomero, ho pensato che sono tornata a casa, mi sono ritruccata e ho pensato di fare questa cosa nuova perché qualcuna di voi me l'ha chiesta, anzi più di una per la verità, e quindi ho colto l'occasione, anche per sapere voi dopo cosa ne pensate. Allora, prima di tutto vi voglio mostrare tutto il mio look, il mio trucco, il mio make-up. Ho deciso di fare una sfumatura, uno smokey eyes laterale. Siccome in questo locale che noi conosciamo è un pub, una panninoteca, non so ancora bene, ma dovrebbe essere quello, lo conosciamo e quindi le luci sono soffuse, ho pensato comunque di fare un trucco che potesse essere, tra virgolette, un po' più, diciamo, intrigante, un po' più sensuale, e quindi puntare sia sugli occhi che sulle labbra, perché ho messo un rossetto un po' più acceso. Lo smalto è in tinta che è un grigio scuro con l'abbinamento del look che adesso vi andrò a mostrare, e quindi ho pensato che questo look, questo make-up mi poteva piacere. Dopodiché ho deciso di mettere questa maglia che mi vedete, eccola qua, questa qui della linea Golden Point, e alla fine è semplice, giusto un po' stretta diciamo sotto al seno e allo stesso tempo aderente, e di abbinarla a una longhette rigata della linea di Louis Jo, quindi un po' leggermente non proprio a tubino ma che scende morbida, e ovviamente un total look completamente nero, total black, un look completamente nero che è uno dei miei colori preferiti dopo il blu. In più ho deciso di abbinare gli stiletti, in questo caso questi sono della linea di Prada, perché secondo me non solo slanciano la gamba, non secondo me, sicuramente slanciano di più la gamba, ma allo stesso modo sono carini perché prendono questa ruche laterale che lo impreziosisce un po' diciamo l'abbigliamento, perché per quanto abbia questo spacco giusto al centro, eccolo qua, questo qui che avete visto, però alla fine è un, diciamo, molto semplice, rigato uguale alla gonna, alla longhette, e quindi alla fine è un look sicuramente un po' più particolare, ma non di quelli piagliettati o glitterati, estremamente, diciamo, scollati, ma che abbia giusto un richiamo qui al centro che poi viene ripreso con, diciamo, con lo stiletto, con la ruche un po' più carina. Ho deciso sempre di mettere il mio ciondolo, che questo è uno dei miei preferiti, della linea di Hermès, ho uno swatch semplice e l'altro braccialetto che io porto spesso, sempre della linea di Hermès. E vi mostro adesso anche quello che ho deciso di abbinare sopra, perché così vedete il look completamente finito. Questo è il look finale. Ho deciso di abbinare questo giubbino lungo, un piumino che va tra il nero con il collo che ha dei riflessi con il blu della linea di Fendi, e di abbinare la mia borsa che ho preso l'anno scorso della linea di Vuitton, che è un bordeaux molto scuro che lo trovo abbinabile con il look che ho scelto stasera. Questo giubbino è veramente molto molto caldo e mi piace perché ha questo collo che lo rende anche un po' più importante, nonostante sia, essendo un piumino, sportivo, però mi piace perché, avendo la longhette e non gli stivali, quindi praticamente la gamba l'ho scoperta, devo dire la verità, mi dà calore, e quindi ho preferito di non mettere un cappottino ma di mettere un piumino, rendendolo un po' più particolare che ha questo collo. In più questa borsa, che sembra piccola ma invece vi posso garantire che è proprio capientissima, e quindi questo sarà il mio look stasera con cui uscirò.
Spero che questa volta, che per questa prima volta l'outfit vi sia piaciuto. Ve l'ho detto, io non sono avvezza a queste cose, però mi piaceva farlo. Ho pensato che potesse essere una cosa carina, me l'avevate chiesto e per me è importante soddisfare le vostre richieste. Spero vi sia piaciuto, fatemi sapere sempre cosa ne pensate, datemi i vostri consigli, io leggo tutti i commenti e sono felicissima che mi state scrivendo in tante, che mi seguite veramente in tante, e anche se non vi rispondo sappiate che i vostri commenti li leggo tutti. In questo modo abbiamo modo di conoscerci meglio. Ciao ragazze, al prossimo video e buon sabato!